mandato un messaggio Gianni Barbacetto che non può venire perché gli hanno commissionato negli ultimi ore un articolo importante e non riesce. Purtroppo gli orari per i giornalisti sono complicati da questo punto di vista. Adesso ha detto mi ha scritto esplicitamente di scusarlo al pubblico e agli altri oratori, cosa che faccio. E naturalmente mi spiace, ma domani leggerò con maggiore attenzione l'articolo così importante che ha dovuto scrivere in poche ore. Adesso lascio alla Presidente. Allora, direi che a questo punto la parola passa al professor Nando Dalla Chiesa, che insegna sociologia della criminalità organizzata all'Università degli Studi di Milano, dove coordina anche il dottorato di ricerca in studi sulla criminalità organizzata, che è l'unica in Italia. È presidente onorario di Libera, è presidente della scuola di formazione Antonino Caponnetto, è autore di numerosi libri accademici ed impegno civili, tra cui a me piace ricordare, perché mi aveva interessato molto, Il giudice ragazzino, che è la storia di Rosario Livatino assassinato dalla mafia, e poi il suo ultimo libro pubblicato, quindi recentissimo, dal titolo Per fortuna faccio il professore. Dunque, ma Vittorio Agnoletto ha detto delle cose importantissime e ha tracciato un quadro dei temi, dei problemi della sanità pubblica che basta da solo ad assorbire le nostre attenzioni e a guardare con occhio preoccupato anche agli sviluppi futuri della sanità pubblica. Quindi io aggiungerò, quello che dirò io sarà poca cosa rispetto ai temi che ci ha presentato, che investono l'insieme della struttura dei servizi e l'insieme anche delle culture che presidiano sempre di più un sistema che era nato come ancorato a culture e valori molto solidi, tutti interni al dettato costituzionale. E di Vittorio, io rimasi colpito quando ero in Parlamento nel 2003 e vidi il documento economico di programmazione economica e finanziaria di allora che spiegava questo, che le possibilità di realizzare profitti nelle imprese tradizionali si stavano esaurendo, che sotto questo profilo il nostro panorama aveva saturato le sue capacità di produrre profitti, poi non è stato vero, ma indicava due cose, questo mi colpì: i profitti si possono realizzare con più ampie fortune, e c'era un'indicazione proprio di orientare gli investimenti su queste strade, nella formazione e nella salute. Ha detto con chiarezza, formazione e salute come luoghi di accumulazione di profitti. Per il resto non siamo in grado di offrire molto. C'era la presa d'atto di un deperimento del nostro assetto industriale, della perdita di competitività su molte aree, della perdita addirittura di presenza su molte aree, i profitti possono orientarsi in questa direzione. E credo che non sia mai stato smentito, ecco, quello che è stato scritto allora, che probabilmente non è più stato scritto con la stessa chiarezza. Quello che ci hai detto fa riflettere. Io posso soltanto aggiungere alcune considerazioni sul rischio mafioso, che si evidenzia soltanto mettendo insieme alcune certezze.
è un rischio, ma ci sono delle certezze che lo che ne fanno intravedere la sagoma con e non troppo lontana. La sanità rappresenta nel bilancio di ogni regione la voce non più importante, più imponente, perché varia tra il 75 e l'82% del bilancio regionale. La Lombardia è la regione più ricca d'Italia ed è quella che ha probabilmente la sanità più ricca d'Italia. Comunque è l'area della salute che può competere con altre aree della salute in Europa. Contemporaneamente la Lombardia è la regione del nord e del centro-nord in cui c'è una presenza più significativa di organizzazioni mafiose. È la seconda regione di 'Ndrangheta in Italia ed è quella che promette di più ai processi di accumulazione della 'Ndrangheta. Non è un mistero che tutti pensino che la vera partita su questo si gioca al nord, perché è il nord, cioè l'oggetto della competizione. È il nord il luogo in cui è possibile investire produttivamente ciò che non viene investito in Calabria, per una ragione che è stata ben colta all'epoca quando erano a Reggio dai magistrati da Pignatone e Prestipino. Non investono qui come potrebbero se fossero davvero gelosi, orgogliosi della loro terra, per la semplice ragione che se investissero qui darebbero lavoro. E se dessero lavoro, le persone che adesso sono a loro disposizione e che sono il forziere della loro capacità di potere e di comando, non sarebbero più costrette a presentarsi in ginocchio a chiedere un favore, a chiedere un lavoro. Per questo in casa loro non investono, investono fuori e investono ovviamente dove questo fuori si presenta come più ricco e più allettante. Questo fuori si chiama Lombardia o Emilia. La Lombardia è quella in cui c'è una presenza più antica e dove è stato possibile, anche per una serie di condizioni normative, entrare anche nella sanità. Comunque c'è la sanità come dicevi tu, ghiotto boccone, e c'è la 'Ndrangheta tra i titolari di poteri privati che possono guardare con forti ambizioni di ingresso a questo sistema. Non è solo la 'Ndrangheta, sono tanti privati, alcuni li hai enumerati, ma la 'Ndrangheta è tra questi soggetti privati e ha al suo attivo delle armi in più, non soltanto le armi militari, ma anche armi metaforiche, degli strumenti che la mettono in grado di competere in modo molto vantaggioso. Quindi io partirei da questa situazione oggettiva, perché in questa situazione oggettiva ha già dimostrato alcune pratiche. Non dimentichiamo che, mica adesso, ma nel 2010, l'operazione Crimine Infinito è andata diritta sulla sanità pavese e che la sanità pavese a sua volta è stata una delle protagoniste delle vicende di corruzione che hanno riguardato la regione Lombardia e che quindi esiste un rapporto non lontano, non casuale, tra il livello di corruzione che era stato sperimentato e ottenuto in quel rapporto privilegiato tra alcune cliniche pavesi e la Regione Lombardia e il fatto che la Regione Lombardia avesse nominato, nonostante le proteste di molti medici pavesi, come direttore generale della ASL, un signore che poi è stato indagato, processato e condannato per 'Ndrangheta. La famosa responsabilità politica. Tacete perché è una responsabilità politica, ne rispondiamo noi. Non ne ha risposto nessuno di quella nomina.
ma sappiamo anche che in alcune inchieste l'attenzione nei confronti della sanità lombarda non si manifesta attraverso dei processi progressivi di coinvolgimento, di intersezione di interessi, cioè sul territorio. Abbiamo dei casi che per fortuna per ora non sono riusciti, sono due casi che abbiamo analizzato in un rapporto fatto per la Commissione parlamentare antimafia, in cui si decide a freddo dalla Calabria di investire nel settore della sanità lombarda, una volta in una struttura privata, un'altra volta a contatto con una struttura pubblica. Quindi c'è una progettualità che non nasce dentro le opportunità che si aprono e coltivando le opportunità che si aprono, ma che guarda come potrebbe guardare un titolare di fondi quando deve decidere dove investire. Guarda la sanità lombarda come a un'area in cui si investe, perché ci sono soldi a disposizione, ci sono amici sul posto che possono fare da battistrada e ci sono sistemi permeabili che non oppongono una barriera insuperabile al nostro accesso. Perché questo accesso, come è stato spiegato, procede anche per canali politici. Noi dobbiamo capire anche quali sono i vantaggi che un'organizzazione mafiosa si può prefiggere di ottenere attraverso una penetrazione nella sanità, perché se li capiamo ci rendiamo conto che non c'è soltanto un interesse alla realizzazione dei profitti. Questa è una valutazione al ribasso. Perché osservando quali sono le forme di utilizzo dei sistemi sanitari da parte delle organizzazioni mafiose in Sicilia e in Calabria, e usando quelle forme di utilizzo come paradigmatiche di ciò che può accadere, cioè guardando l'anatomia di quell'utilizzo, noi capiamo anche che hanno una sapienza nell'usarla, che questa sapienza può essere trasferita altrove. Se questo altrove, fra l'altro, non ha una combattività, una reattività come è necessario che abbia di fronte a un avversario che si è già manifestato. Noi dobbiamo pensare a, per esempio, alla capacità di non di aprire delle cliniche convenzionate, non di aprire dei laboratori convenzionati, che sono tutti fattori che generano profitti. Questo è in dubbio. Quindi io credo d'altra parte che sia già avvenuto. Io amo ricordare che il giudice Di Maggio nel 1984 mi disse a me, purtroppo non c'è più, non lo può testimoniare, ma lo disse a me, nell'84 la mafia sta investendo nelle cliniche. Era 84, sono passati 34 anni. Qualche passo l'avranno anche fatto. E è il capitolo del profitto. Non dimentichiamo, per capire il groviglio degli interessi, che noi abbiamo avuto nel 2005 in Calabria l'assassinio del vicepresidente del Consiglio regionale, per far passare, così si è capito dalle indagini, al suo posto il primo dei non eletti della sua lista, perché c'era la partita della sanità in ballo e la vittima, che era Francesco Fortugno, non dava garanzie per la cura dei rapporti tra 'ndrangheta, politica e sanità, così come erano stati immaginati prima delle elezioni. È una grande elezione quella lì. Si uccide per la sanità, si uccide per far passare il primo dei non eletti. Non abbiamo altri precedenti, c'è questo. E quindi se si coglie la qualità dell'interesse, si coglie anche la qualità del rischio. Interesse alto di soggetto alto, per esempio le forniture che non sono soltanto
di un tipo, sono tutti tipi, forniture di servizi che sono di macchine, sono di carta igienica, sono di catering, sono perfino quelle del carro estinto, sono servizi di manutenzione, sono servizi di pulizia, sono servizi che si cerca di ottenere in appalto, e chi non conosce l'Andrangheta può pensare che queste siano cose irrilevanti per chi ha tanti guadagni attraverso il traffico di stupefacenti. Ma invece è una tradizione quella di entrare nei servizi più umili, servizi delle pulizie e servizi di facchinaggio. Quindi non è il profitto dell'apertura della clinica, è l'ottenimento di servizi che consentono di operare all'interno delle strutture sanitarie, diventandone di fatto controllori del territorio e padroni. È una bella risorsa questa. Anche perché gli ospedali costituiscono oggi, ancora più forse insieme ad alcuni enti pubblici e ad alcune università, gli unici grandi luoghi di produzione di servizi che abbiano alte concentrazioni demografiche, come una volta potevano avere soltanto le grandissime fabbriche. Non ci sono più quelle, le industrie non ci sono più, ma nei servizi ci sono ospedali, università e grandi enti pubblici, e gli ospedali più di tutti, cittadelle, all'interno delle quali si entra e si costituiscono delle condizioni di influenza, di controllo, con tanta gente che si muove. Se importa il controllo del territorio, importa il controllo delle persone, immaginate quante sono le persone che passano sotto osservazione di questi signori, i pazienti e i parenti, un popolo con cui si può interloquire e con cui si può entrare anche in relazione amichevole, perché spesso chi arriva non si aspetta che questo sia il vero interesse del suo interlocutore. Rapporti di frequentazione, rapporti di amicizia, rapporti di uso. Poi gli ospedali sono un luogo in cui si costruiscono carriere. Diceva prima Agnoletto, anche quelle dei medici. Io non posso dire che carriere sto seguendo, ma sarà interessante fra 10 anni fare l'analisi di come determinate persone siano entrate nel sistema sanitario occupando delle posizioni di vertice, per capire la sapienza di queste organizzazioni, che è grande, anche quando hanno la quinta elementare hanno una grande sapienza. Le carriere che entrano anche nel gioco della corruzione senza tangenti, e dunque un occhio di riguardo per un appalto in un paese della provincia in cambio della nomina di tuo fratello come primario nel tale ospedale, uno scambio dove non ci sono soldi, ma dove funzionano molto relazioni di potere, e dove i soldi che non si vedono in realtà girano e ci sono. E i medici, come sappiamo, perché poi l'Andrangheta non è criminalità comune né solo criminalità organizzata, produce sistemi sociali, e i medici portano tanti voti. Io, come Basilio, come l'avvocato Corrado, come Vittorio, abbiamo fatto politica. Lo fanno adesso, lo fanno ancora, io l'ho fatta, e so che cosa significava trovare sulla propria strada un medico che ti appoggiava. Il medico è una manna per un qualsiasi candidato, può essere un medico pulito che ti porta soltanto per convinzioni e per valori suoi 700-800 voti, tutti i pazienti, perché c'è anche un rapporto di sudditanza personale da parte dei pazienti nei confronti del medico, ma può essere anche un medico spregiudicato che mette al servizio di qualcuno i suoi voti, il suo capitale di voti, per fargli fare carriera. E in questo modo il medico può entrare in rapporto
di scambio anche con candidati che sono vicini alla criminalità organizzata. È un deposito di voti importante, e se stai in un ospedale importante lo è ancora di più. Ha un potenziale politico e c'ha anche un potenziale sociale, perché diversamente da Cosa Nostra, ma questi discorsi che sto facendo valgono un po' anche per Cosa Nostra, l''ndrangheta non ha un rapporto storico con l'élite, perché è un potere che parte dal basso, anche negli ospedali parte spesso dall'infermiere, che riesce a fare trasferire con un concorso gestito sapientemente e che poi svolgerà le sue funzioni una volta che sarà, e anche questo è uscito dalle indagini, tutti i casi concreti di cui parlo già osservati. E, partendo dal basso, ha bisogno di rafforzarsi nell'elite, e i medici in tutte le ricerche sulle professioni sono normalmente in testa alle scale di prestigio. Avere un rapporto strutturato con la classe medica significa fare un salto di qualità e diventare potere, come è diventato in Calabria, dove i medici contano tanto e dove è anche possibile che ci sia un'intersezione con poteri massonici. E dobbiamo vedere queste cose con molta semplicità, riflettendo su quelle che sono le dinamiche vere che abbiamo potuto studiare quando abbiamo fatto quel rapporto per la Presidente Bindi. Queste cose le abbiamo esplicitate. Questi sono i vantaggi che hanno, non soltanto il profitto. Poi ci sono altri vantaggi ancora, la cura dei latitanti. Sempre nel polo pavese ci furono dei casi. Perizie false ancora lì nel polo pavese, che cito non perché sia stato l'unico, ma perché ci fa da scuola per cosa succede quando quegli interessi incominciano a entrarci proiettati dall'alto della politica. Tanti sanno che è una cosa che per la quale ho sempre gridato lo scandalo, che proprio a Pavia fosse stato mandato il capo dell'ala militare dei casalesi, che protestava di stare diventando cieco e quindi di dover uscire dal carcere, e il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, guarda caso, decise di mandarlo a Pavia, non a Caserta, a Napoli, a Pavia lo mandò, e a Pavia trovarono un oculista che dichiarò e scrisse che stava diventando cieco e non era operabile. E allora lo misero a Pavia agli arresti domiciliari presso la Maugeri, e lui scappò e tornò in Campania e uccise 18 persone, tutti i commercianti e gli imprenditori che avevano testimoniato contro di lui. Questo significa entrare nella sanità. E proprio perché la partita è grande e non è soltanto quella dei profitti, è quella del potere, non quella del potere. Le opportunità di impresa sono state ben descritte da Vittorio Nugletto, quindi io posso dire soltanto: attenzione, che c'è un soggetto privato in più che può chiedere di entrare. Hanno dimostrato anche, dove hanno gestito le cliniche, di avere un'alta capacità di condizionamento delle tariffe. Basti pensare alla famosa clinica di Bagheria dell'imprenditore Aiello, vicino a Bernardo Provenzano, tariffe che una volta che quella struttura sanitaria tornò sotto il controllo pubblico, o andò sotto il controllo pubblico, diventarono un decimo di quelle che venivano richieste, impedendo fra l'altro che ospedali pubblici potessero avere macchinari analoghi, perché non poteva esserci concorrenza tra quella clinica e il sistema pubblico, bisognava passare di lì. E quando tu hai un potere politico che controlli dal punto di vista elettorale, queste cose le ottieni. Se non c'è un allarme sufficiente, se non c'è una capacità di denuncia sufficiente.
soprattutto, lasciatemelo dire, l'ultima cosa che dico, con dispiacere, perché vedo che non ci sono mai interventi, vedo carriere fulgide che si consumano davanti a noi con benedizioni improprie, personaggi sospetti che vengono indicati come cristallini e come limpidi, perché essere medici facilita l'immagine del benefattore, che è un altro elemento tipico, la ricerca di benemerenza. E lo sai e non lo puoi dire. E lo dici soltanto ad alcune persone che pensi che possano intervenire e che non intervengono. E vedi le irresistibili ascese di persone che sono assolutamente irresistibili, soltanto ad avere un minimo di coraggio civile e fermarle. Perché regalargli anche la sanità pubblica è obiettivamente troppo. Quello che mi dispiace è che di fronte a tutto questo ci sia un ordine professionale che, come dicevi tu, si richiama a un'etica grande, che è quella del servizio, ma che non interviene mai per tutelare la qualità di questo servizio. Grazie Arnaldo Dalla Chiesa. Vi chiederei di fermarvi ancora qualche minuto, perché abbiamo qua in sala un consigliere regionale dell'Europa come Emma Bonino, che sta anche lui cercando di contrastare le delibere regionali, quelle che io definisco non per i cronici ma contro i cronici, che voleva dire le parole. Il dottor Michele Usuelli, che è un medico chirurgo anche lui specializzato in pediatria. Buonasera a tutti, grazie mille per lo spazio. Ma sì, io fino a maggio facevo il medico di terapia intensiva neonatale alla Mangiagalli di Milano e mi è capitato di essere eletto in consiglio regionale, e vorrei raccontarvi due minuti di suggestioni di quello che ho trovato e da questa nuova postazione di lavoro, quello su cui sto lottando. La prima cosa, che ha a che fare con quello che secondo me è stato detto fino adesso e crea un terreno, una precondizione per la corruzione, è anche la selezione della nostra classe dirigente. Si diceva l'85% del budget di Regione Lombardia è sanità, sono bei 19 miliardi l'anno da darci un'occhiata, su 80 consiglieri comunali ci sono 3 laureati in medicina e un paio di altri che hanno onestamente delle competenze sanitarie, quindi anche tutto quello che passa per il momento democratico della discussione della politica regionale, che è l'aula del Consiglio regionale, vedo una difficoltà nel comprendere, insomma, il conoscere per poi deliberare è una precondizione molto importante. L'altro tema, che è terreno fertile per la corruzione, è che quando c'è strage di diritto, c'è strage di democrazia e poi magari anche strage di vita umana. Vi faccio un esempio. Il documento più importante di programmazione, di lunga visione della sanità in una regione è il piano sociosanitario integrato, in questo caso di Lombardia. Noi con la nostra mozione facciamo presente che in Lombardia è scaduto dal 2014 e quello invece nazionale, a cui quelli regionali si devono richiamare, è scaduto dal 2009. Perché questo è importante ed è gravissimo? Perché questi documenti sono quelli, ad esempio, su cui si ragiona in maniera integrata, democratica e partecipativa, quindi ad esempio con le associazioni di categoria dei medici, ad esempio con il consiglio dei sindaci, si diceva che il sindaco è il responsabile della salute dei cittadini, per fare un piano di lunga visione partendo da come cambia il bisogno di salute nella popolazione e ad esempio ridiscutendo degli accreditamenti, tema importante, tema fondamentale. Allora si preferisce nel silenzio generale non rinnovare un piano di questo genere, che ha dei passaggi in commissione sanità, in aula con i sindaci, e andare avanti a colpi di delibera, quindi senza un controllo degli eletti e delle associazioni di categoria, per cui si può premiare con nuovi accreditamenti
non solo chi più ci piace, ma anche decidendo, senza partire da un'analisi, se c'è bisogno di più letti, chiedo scusa, per la prostata o per la valvola aortica. Questo è inaccettabile e parte da una negazione di legalità, perché quel piano non può essere scaduto dal 2014. È uscito recentemente, penso che ne lavoreremo con Vittorio Agnoletto, un report di 180 pagine sulle liste d'attesa in Lombardia, e vengono fuori delle cose clamorose, cioè la regione che ha il compito di regia non chiede agli ospedali di uniformarsi, per cui i sistemi di prenotazione dei vari ospedali, ognuno usa un sistema operativo diverso e quindi non si parlano tra loro, per cui la signorina che voi chiamate al CUP, siccome le aziende ospedaliere, sia pubbliche ma soprattutto privato convenzionato, perché poi non è solo pubblico privato, per me è soprattutto il concetto di azienda, l'aziendalizzazione della sanità che meriterebbe una riflessione profonda, ma insomma le aziende possono non dare al CUP, al centro unico di prenotazione, tutte le loro agende, quindi mai la signorina o il signore che voi sentirete al telefono e per cui prenotarono, lui non è nelle condizioni di dirvi qual è la prima data utile per questa prestazione. E questo è incredibile, che si permetta sia al pubblico che al privato di continuare a lavorare senza porre delle regole stringenti, perché effettivamente il cittadino possa sapere o quando è la prima prestazione oppure quando è la prima prestazione disponibile nel posto dove vuole lui. Un'altra cosa gravissima, quella è una battaglia ormai persa, piano regionale di sviluppo, si parlava del diritto alla salute dell'individuo e non del cittadino. Tutti gli emendamenti che abbiamo presentato insieme alla Società Italiana di Medicina delle Migrazioni, insieme al GRIS Lombardia, insieme alla Casa della Carità, a tutte le associazioni che si occupano di salute dei migranti, anche gli emendamenti che riguardavano la salute dei bambini e delle donne non sono passati, pertanto c'è una chiusura totale da parte di questa amministrazione regionale a mettere in atto delle politiche migliorative, ma su cose veramente banali e con poco costo, nei confronti di chi in questo momento accesso alla salute non ne ha. La questione del paziente cronico certamente è una questione che sta intanto paralizzando le decisioni di una regione che deve prendere anche su altre cose. Evidenzia una discrezionalità nelle scelte incredibile, perché tutte le risorse aggiuntive regionali che la regione dà come premio alle aziende se migliorano in una cosa, due cose, quali sono questa una cosa? Quest'anno le cose in cui devono migliorare è nell'implementazione del programma sanità sulla cronicità, pertanto hanno i miei colleghi medici, senza aver potuto prendere parte dal basso in maniera inclusiva a una decisione su come migliorare il loro reparto, hanno dovuto subire che i soldi in più per i premi che uno merita o non merita a fine anno, hanno dovuto subire che quei premi loro li meriteranno se lavorano a migliorare la riforma del paziente cronico. Questo non è accettabile, è altamente vessatorio. Il budget su cosa? No, non glielo saprei dire. Però, beh, certo. Però ecco, infine ci sentiamo lì dentro in quel palazzo un po' soli e io personalmente chiedo di stare attenti, cercando di leggere sui giornali, insomma, quello che succede in sanità regione Lombardia, perché ci riguarda e abbiamo bisogno dell'attenzione dei cittadini, e vi ringrazio. Ancora un attimo di attenzione, per cortesia. Abbiamo anche il dottor Paolo Crosignani, un epidemiologo, anche lui direttore del registro dei tumori della Lombardia, che avrebbe da dirci un paio di cose.
Sì, una domanda che faccio anche a Vittorio e a Nando. Io credo che uno dei determinanti importanti di questa situazione siano, scusate il francesismo, due leggi di merda, che sono la 502 e la 517, che hanno di fatto creato l'aziendalizzazione. Purtroppo è una bella creatura della sinistra, è stato un bel modo per la politica di mettere i piedi nel piatto, è stato un bel modo anche di, come posso dire, umiliare la classe medica. Io sono stato umiliato dalla mia direzione generale. No. Allora, per me l'unico modo per uscire da questa cosa è usare un'altra parola della sinistra, che è la partecipazione. Adesso i sistemi, le aziende, l'aziendalizzazione è un sistema molto aperto ovviamente anche a infiltrazioni, è un sistema che di fatto esclude la partecipazione dei cittadini. Una volta c'erano i comitati di gestione, adesso ci sono queste mitiche figure di direttori generali. Io ne ho conosciuti tanti, ho avuto parecchie collisioni con loro, soprattutto su problemi di carattere ambientale. Ciliegina sulla torta. All'Istituto dei Tumori siede nel consiglio d'amministrazione la moglie di Scaroni, si chiama Zanconato. Volete commentare se sia possibile, secondo voi, montare dei sistemi, cambiare queste leggi assolutamente pazzesche che escludono in modo totale la partecipazione dei cittadini? È evidente che lui ha fatto la domanda, ma era una domanda retorica, cioè nel senso che nessuno qui è in grado di cambiare quelle leggi, ma siamo assolutamente consapevoli che qualunque trasformazione e cambiamento del sistema sanitario passa attraverso una possibilità o meno di partecipazione. E allora, e non rubo il mestiere del Barosa che concluderei, però allora lo dico in modo un po' brutale, è vero, io ho fatto 150 assemblee in 365 giorni su questa strada della delibera regionale e alla fine era veramente pesante, però anche molto bello, conosci tanta gente. Però una cosa che bisogna sforzarsi sempre di riuscire a far sì che le persone che lottano su un obiettivo della sanità devono capire che non possono, come in tanti altri aspetti, vincere o perdere da soli. Cioè, non è che puoi difendere solo il tuo ambulatorio. Qualcuno prima è venuto a farmi vedere che vogliono chiudere due ospedali a Milano per aprirne uno, una cosa vergognosa. Dopodiché ti sposti di 40 km e arrivi a Busto, a Galarate, e hai esattamente la stessa cosa: chiudono due ospedali per aprirne un altro, e casualmente li dicono chiudono un ospedale appena aperto una struttura privata che avrà dei reparti di servizi che non ha la struttura pubblica che è distante, eccetera eccetera. Però se ognuno, cioè noi dobbiamo costruire dei collegamenti tra le singole lotte e i singoli obiettivi, perché dobbiamo costruire un network, perché la gestione della sanità viene in questo caso, per temi di cui stiamo parlando molte volte, a livello regionale, e la partecipazione di tutti è fondamentale. E quindi io faccio proprio un appello sulla cosa, su quello che si può fare oggi, non si può fare tutto. Oggi possiamo avere l'obiettivo di far saltare quelle delibere regionali, possiamo avere l'obiettivo che sono all'8% non arrivino molto oltre con le adesioni. Sappiamo che stanno puntando molto sui medici per far sì che siano, il discorso dicevi tu, i medici di dire andate e firmate il contratto con i gestori. A Milano i tre quarti dei medici non ci stanno, è molto diversa fuori da Milano la situazione. Si tratta di parlare con le persone che si conoscono, che hanno persone invalide, che hanno persone disabili, con le persone anziane, di andare davanti alle sedi IMSS, di andare davanti alle sedi ASL, AST, eccetera, dove la gente aspetta, e spiegare che cos'è questa questione della privatizzazione. Non si può cambiare tutto, ma se si fermano le delibere regionali sulla cronicità, guardate che è una vittoria enorme. Questo lo possiamo, Paolo, provare a fare. Non riusciamo a cancellare il 502, rifare i comitati di partecipazione, possiamo averli in testa, ma non una cosa del dopodomani. Questo risultato invece è un risultato importantissimo. Lo dico perché non abbiamo tantissimi giorni e tantissimo tempo. Sappiamo,
perché abbiamo anche qualcuno che ci informa che dentro la maggioranza regionale c'è un dibattito acceso su questo, che pensiamo di avere la strada spianata, non pensiamo di trovare un'opposizione nel sociale, consiglio quasi zero, ma nel sociale così forte, quindi è una partita che possiamo anche vincere. Mi fermo qui, Alba Rosa, scusa. Beh, io aggiungo solo una parola a quello che ha già detto Vittorio. La cosa, ripeto, che più mi disturba in queste delibere è il fatto che dividono le persone in pratica in due parti, come se questo fosse possibile, quindi la persona non viene più considerata nella sua interezza, perché poi la parte della pubblicità dovrebbe essere finita, per modo di dire, dal gestore, ma per tutto il resto deve stare in carico comunque al medico di base. Quindi c'è questa specie di dicotomia, diciamo così, della persona, e secondo me è la cosa proprio più inaccettabile di queste delibere. La persona va considerata come persona, considerata un'unica entità, e va, e bisogna parlare con queste persone oltre a visitarle e riprenderle in considerazione, ripeto, come persone. Fatto questa aggiunta, vi ricordo che il prossimo appuntamento è il 27 di ottobre, dove per tutto il giorno a Palazzo Reale parleremo appunto della sanità. È un sabato e spero di vedervi a che ora? Tutti i giorni, mattina e pomeriggio, dalle 10 circa. Va bene, grazie per...